Hi everybody, today we'll talk about the AICS Armored Infantry Combat System program for the Italian Army. The AICS program will officially start in 2022 with a total of 2.141 billion euro allocated till 2035. The Italian Army requires a total of 679 vehicles to replace the Dardo, the M113 and the VCC. The expected total cost of the program is 600 billion euro. The Italian Army initially aimed at a vehicle from the international market in order to have a vehicle ready by 2025, but the program got slowed as the Army is considering proposals from the national industry. The current proposal from Iveco Leonardo is for a vehicle that share as much commonality with the VBM as possible, so to reduce risks and stress on the logistic effort. On the protection department, talks is for different types of ceramic add-ons to offer different levels of protections. The proposal shows also different possibilities on the firepower department, with the vehicles armed with the same turret as the Freccia, being armed with an unmanned turret with 30mm gun, and also the same turret and 120mm gun of the Centauro II. Until a few months ago, the main choice for a foreign vehicle for the army looked like to be the Lynx. The Lynx is a highly modular IFV produced by Rheinmetall that can be customized with different levels of armor and firepower to fit the customer needs. Ciao a tutti, oggi parleremo del programma AICS, Armored Infantry Combat System, per l'esercito italiano. Il programma AICS comincerà ufficialmente nel 2022 con un totale di 2.141 miliardi di euro allocati fino al 2035. L'esercito italiano richiede un totale di 679 veicoli per rimpiazzare il Dardo, il M113 e il VCC. Il costo totale del programma è previsto in 6 miliardi. L'esercito italiano inizialmente aveva dimostrato interesse nell'acquistare un veicolo dal mercato internazionale, così da avere i primi veicoli in linea nel 2025, ma il programma ha subito un rallentamento mentre l'EI considera proposte nazionali. L'attuale proposta da Iveco Leonardo è di un veicolo con molte parti condivise con il VBM, così da ridurre al massimo i rischi e lo stress sulle linee logistiche. Per quel che riguarda la difesa, le indiscrezioni sono che verranno fornite diversi livelli di protezione grazie a diversi tipi di add-on ceramici. La proposta mostra anche alcune diverse possibilità per la potenza di fuoco, dove troviamo la stessa torretta del Freccia, una torretta remotizzata con cannoncino da 30 mm, oppure la stessa del Centauro II con bocca da fuoco da 120 mm. Fino a qualche mese fa sembrava che la principale offerta estera presa in considerazione dall'esercito fosse il Lynx. Il Lynx è un IFV altamente modulabile prodotto da Rheinmetall che può essere customizzato con diversi livelli di protezione e di potenza di fuoco così da accomodare i bisogni del cliente.